Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi non siamo qui a parlare di Inter, ma siamo qui per parlare di Italia, anzi di un italo-argentino. No, non porta la 10, ma porta la 19. Quanto cazzo mi sta piacendo Retugui. Retugui, veramente un ragazzo giovane, ma che sta dando veramente l'anima per questa squadra, perché è già la seconda partita che segna due partite, due convocazioni, cioè la prima convocazione che ha avuto, seconda partita, due gol in due partite. Veramente una cosa strana per uno che è stato convocato la prima volta. Io sono andato per curiosità a vedere le sue statistiche nei Tigers, dove gioca appunto in Argentina, perché lui è italo-argentino. Ha segnato 25 reti in 34 partite. Questa è una cosa che neanche, cioè, che è difficile da vedere nei campionati base. Anzi, in Argentina 25 reti sono tante. Poi non so come abbia fatto a segnarne così tante. Perché è in prestito dal 2023. Ha già, mi sembra una cosa incredibile il fatto che abbia segnato così tanto. E si sentono già dei rumors di qualche squadra italiana come l'Inter, il Milan, che vorrebbero appunto questo ragazzo. E sinceramente mi sta stupendo. Io qualche giorno fa ho fatto una live, che ho partecipato ad una live su un canale che, se volete, Inter Live 2023, che trovo, nel caso ve lo lascio in descrizione, dove abbiamo discusso della rosa della nazionale per Inghilterra e Italia, e anche ovviamente per tutte la qualificazione dell'Europeo. E io non ero molto convinto su questo Retughi, su questo Gnonto, su questi nuovi convocati da Mancini. E invece dovevo credere al Mancio, perché il Mancio ha sempre ragione. Mancini ha quasi sempre ragione, perché ha convocato per la prima volta un ragazzo, due partite, due gol. È una cosa positiva il fatto che abbiamo dei giovani con delle caratteristiche abbastanza buone, perché come abbiamo visto nella partita con l'Inghilterra, ma anche nella qualificazione dei mondiali, dove purtroppo non abbiamo superato lo scoglio, ci servono nu giocatori nuovi. Giocatori nuovi, giocatori giovani, giocatori che rinfreschino la rosa. Io mi aspettavo sinceramente almeno un 3-0 contro Malta. Però comunque il 2-0 non è male comunque, perché noi siamo una nazionale che si sta riprendendo, che sta mettendo a posto i pezzi, ed è giusto che appunto ci sia un percorso. E appunto questo 2-0 può essere l'inizio di un percorso. Adesso le qualificazioni si interromperanno e riprenderanno il 9 di settembre del 2023, quindi praticamente all'inizio del prossimo campionato. Quindi per tutta l'estate, per il resto del campionato, non ci saranno più soste per le nazionali. Poi ci sarà, mi pare, la Nations League, che però non so quando è. E cosa dire? Cosa dire? Tonali mi ha abbastanza deluso, sinceramente, a parte il corner, a parte il calcio d'angolo battuto perfettamente sulla testa di Retughi. Tonali non ha fatto un cazzo, cioè sinceramente, milanisti, non per avercela con voi, però Tonali non ha fatto un cazzo. Stessa cosa Cristante, non è che abbia fatto sto granché, però non posso giudicare due giocatori così, anche se comunque non mi piacciono. Piccola parentesi su Darmian: è entrato, ha fatto la sua degna partita, e mi dispiace che non abbiano potuto partecipare di più Di Marco e Barella, ma ci stava che contro Malta non giocasse. Per il resto non c'è nient'altro, quindi ci vediamo per o la Nations League oppure per la prossima partita della qualificazione per l'Italia, ragazzi. E sempre forza Giurri e sempre forza Retughi. Dai, ca!